Allora, io mi chiedo, Pioli, con che cazzo di testa ha fatto i cambi? Con che cazzo di testa ha fatto i cambi? Non mi puoi togliere Rebic al posto di Leao perché stai vincendo 1-0, devi coprire il risultato e togli Rebic che è quello che corre di più in tutta la squadra. E Leao sai che è una punta fissa e non fa un cazzo. Non puoi togliermelo e non mettere dentro Krunic, cazzo, che l'abbiamo visto inutile. Cioè, veramente, raga, oggi hanno sbagliato i cambi, hanno sbagliato i cambi, Pioli. Non è azzeccata una con i cambi, cioè fino a quando sono rimasti in campo Çalhanoğlu e Rebic, il Milan ha giocato molto bene e ancora una volta abbiamo mangiato un sacco di gol, abbiamo mangiato un sacco di gol che anche, che cazzo, non lo so, anche il peggior attaccante li faceva perché veramente ha sbagliato un sacco di gol, ragazzi. Il Sassuolo non c'è stato per 70 minuti, è entrato Lewandowski, Giacomo Lewandowski, Raspadori e ha fatto doppietta. Cioè dai, ragazzi. Mamma mia che sconfitta, brucia, brucia un sacco perché adesso rischiamo di grosso. Altro che puntare allo scudetto, qua si rischia di non entrare in Champions League, ragazzi, perché poi avremo Lazio lunedì, avremo l'Atalanta, avremo la Juventus come big match, già l'ho detto, e avremo Benevento, Cagliari e Torino, che sono squadre che devono salvarsi. Rimangono 18 punti, aspettiamo la Juve che gioca stasera col Parma e domani ci sarà Napoli-Lazio e Atalanta-Roma, però speriamo in un pareggio, ragazzi, in queste partite. Però veramente ho che incazzatura, mi girano le palle, mi girano i coglioni perché il Milan meritava di vincere fino al 70esimo, l'abbiamo buttata via. L'abbiamo buttata nel cesso sta partita, veramente nel cesso, nel cesso. Raspadori ha fatto due grandi giocate, sul secondo gol soprattutto, però noi l'abbiamo buttata nel cesso, soprattutto Pioli ha sbagliato i cambi totalmente, perché ripeto, Rebic è il giocatore che in attacco corre di più, fa avanti e indietro, Leao lo sappiamo, Leao quando dà la palla corre, però senza palla non corre, quindi sinceramente andava tolto Leao, primo. Secondo, Çalhanoğlu era uno dei migliori in campo oggi, perché non si può dire niente, il gol che ha fatto, tanta roba, stava trascinando la squadra, sia in attacco che in difesa, e me lo togli. Avrei tolto Sam McGers piuttosto e avrei lasciato Çalhanoğlu in modo che comunque avevi copertura a centrocampo se volevi mettere Krunic. Perché poi l'abbiamo visto, raga, quando hanno tolto Rebic a sinistra, i gol li abbiamo presi tutti lì. Toljan ha costruito da lì il primo gol. Secondo gol arriva Berardi da solo contro Dalot che non può farci niente perché comunque Berardi, un giocatore di alta classe, è forte. Gli mette la palla in mezzo, Raspadori fa una grande giocata. Tomori è un po' sorpreso, però secondo me fa un grande gol. I gol sono arrivati sulla sinistra, proprio dove Rebic aveva giocato bene per 70 minuti e dove non c'era copertura. Quindi per questo rimprovero Pioli oggi per i cambi, per la prima volta rimprovero Pioli perché ha sbagliato totalmente i cambi, sinceramente ha sbagliato i cambi. Ora rischiamo di grosso, ci servirà un grande match contro la Lazio, dobbiamo fare almeno 10 punti queste ultime partite per entrare in Champions. Voglio 10 punti perché sennò ragazzi non entriamo in Champions, ve lo dico già, sarà difficilissimo. Comunque voglio fare un elogio oggi a Çalhanoğlu che ha giocato bene, secondo me, a Sam Mekers, mi è piaciuto Meite moltissimo, mi è piaciuto Kjaer e Tomori, Calabria comunque è andato bene, Dalot non mi è dispiaciuto, ragazzi, ripeto, il Milan per 70 minuti la partita l'ha giocata, poi Pioli ha sbagliato i cambi, abbiamo preso quel gol e il Milan non ha più giocato, e questa è la verità. Quindi che ci dobbiamo fare? Ora io sinceramente sono un po' incazzato e deluso. Speriamo che i risultati che arriveranno stasera saranno positivi per noi perché dobbiamo entrare assolutamente in Champions League. Se non ci entriamo sarà un'altra stagione fallimentare. Però restiamo vicino alla squadra, restiamo vicino alla squadra. Pensiamo alla prossima e voglio una grande partita con la Lazio. Voglio vedere la partita che ha fatto il Milan con la Roma la scorsa volta. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Secondo me il peggiore in campo, ragazzi, oggi è Krunic, perché quando è entrato veramente non ha fatto niente. E per il resto, ragazzi, io non dico niente. Ci vediamo domani con un prossimo video con le Blavots Fagelle. Fatemi sapere cosa ne pensate. Un like, un'iscrizione al canale, campanellina attiva. Bella a tutti, sempre Forza Milan, rimaniamo comunque uniti. A domani.